La Regione Puglia ha varato a dicembre 2022 la sua strategia regionale sull'idrogeno ed è fra le regioni che hanno sottoscritto il progetto bandiera sul PNRR sull'idrogeno. Abbiamo la produzione di acciaio più importante d'Italia, fra le più importanti del mondo, a Taranto, presso l'ex Ilva, attuale Acciaierie d'Italia, che richiede un processo di decarbonizzazione. E l'idrogeno è uno di quei, degli elementi con i quali si può decarbonizzare la produzione di acciaio. Infatti nel PNRR è previsto 1 miliardo di euro per la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel preridotto attraverso DRI nella sede di Taranto, per l'appunto, anche se in questo momento storico in realtà questa assegnazione di fondi è sub iudice, è in force, perché nella proposta di modifica del PNRR è stata spostata su altra fonte finanziaria, in questo momento non certissima, e questo naturalmente rappresenta una preoccupazione per il territorio pugliese. Sono stati assegnati i 40 milioni di euro su PNRR alle Hydrogen Valleys nelle aree industriali dismesse, abbiamo ancora progetti validi per altri 110 milioni di euro e ci sono su Regione Puglia anche un paio di Hydrogen Valleys più grandi che sono state finanziate su IPCEI.